con noi alla guida di questo paese, io vedo un'Italia dove non si farebbero sconti alle grandi concessionarie delle slot machine che oggi non pagano le tasse perché Renzi, Alfano, Letta, Napolitano, il PD invece glielo permette come sui rimborsi elettorali, che la Corte dei Conti ha dichiarato illegittimi e che voi continuate ad intascarvi, porcellini del porcellum. Avete eletto Renzi come segretario del PD, probabilmente già sentivate la mancanza di Berlusconi. Renzusconi! Uno che dall'85 campa di politica, consigliere comunale per la Democrazia Cristiana, la stessa del suo amico Angelino Alfano. Uno che è stato condannato in primo grado per danno erariale. Ma uno normale, scusate, ma non ce l'avete. Dopo di me parlerà il capogruppo del PD, Roberto Speranza, che racconterà un sacco di fregnacce dicendo che la stabilità e il bilancio Può risolvono problemi, esprimersi in un modo non offensivo, per favore, che onorevole siamo in tempi di Soria. crisi. La prego di attenersi a un linguaggio rispettoso, onorevole Soria. Io ho Sì. sentito fantoccio, porcellini, balle, schifo. Basta, basta veramente. Non ho ancora finito Non l'intervento, però, approfitti. Presidente. Non approfitti della pazienza di quest'Aula, si esprima in No, modo ma io appropriato. capisco Grazie. l'arrabbiatura, Presidente. In 9 mesi da quando noi siamo qua hanno dovuto cambiare 3 segretari di partito e oggi scoprono che non sono neanche loro a guidare i loro partiti, quindi. Vada avanti con col suo intervento, per favore, vada avanti in Allora, modo il corretto. capogruppo del PD Colleghi, colleghi, racconterà per che. favore. Lasciatelo terminare e lei usi un linguaggio corretto, per favore. Grazie, state calmi ragazzi, non c'è bisogno. Prego, prego, continui. racconterà un sacco di Prego, cose, sto un continuando, discorso Presidente. con toni corretti. Prego. Dicendo che la stabilità ed il bilancio risolvono i problemi, che siamo in tempi di crisi, ma che ce l'hanno fatta, bla 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 bla, balle, Presidente, ma non d'acciaio, di sterco per noi. Perché dopo aver presentato un emendamento, proprio a sua prima firma, Roberto Speranza, per togliere i privilegi della casta dei pensionati d'oro, come noi chiediamo da sempre, Speranza e il suo gruppo hanno riformulato il suo emendamento, svuotandolo per proteggere i soliti privilegiati, gente che ha 150.000 euro e oltre di pensione, non vi riesce proprio di stare dalla parte dei cittadini.